Prima pagina. A tra poco. Buonasera a tutti, bentrovati a questo speciale Prima Pagina, interamente dedicato alla comune di Terranova Bracciolini e a quelle che saranno le attività, per così dire, previste per questo anno dalla giunta presieduta dalla sindaco Chienni. Quindi abbiamo riunito per voi il cuore del comune di Terranova per capire come sarà il futuro della cittadina valdarnese. Allora, per farlo, e vado subito a presentarlo, abbiamo appunto qui il sindaco di Terranova, Sergio Chienni. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. E ben trovato. Al suo fianco, alla mia sinistra, alla vostra destra, amici che ci seguite da casa, l'assessore al bilancio Gabriele Morandini. Buonasera a tutti. Buonasera assessore, ben trovati anche a lei. Passiamo dalla parte opposta con un altro volto conosciuto per chi ha la pazienza ed il piacere di seguirci, che è quello dell'assessore Caterina Barbuti. Buonasera, buonasera assessore. Buonasera. E poi concludiamo, si fa per dire, perché due volti amici sempre di TV1, con il vice sindaco Mauro Di Ponte. Salve, buonasera. Buonasera anche a lei vice sindaco. E l'assessore Deborah Romei. Buonasera. Buonasera assessore anche a lei. Poi nel corso della puntata, aiutati anche dalla regia, ognuno di questi assessori riunisce in sé, sotto di sé, molte deleghe che poi appunto vedremo con calma nel corso degli eventi. Allora, io direi di partire subito con il sindaco Chienni. Abbiamo come sottotitolo dato questo Terranova del futuro a questo speciale Prima Pagina appunto dedicato al futuro di questa importante cittadina del Valdarno Superiore. Sindaco, vogliamo spiegare i motivi per cui ci troviamo qui insieme a voi oggi? Allora, oggi vogliamo illustrare quello che è in particolar modo il bilancio 2016, ma anche alcuni risultati che abbiamo raggiunto finora. Noi abbiamo concentrato soprattutto l'attenzione su tre aspetti. Uno è il discorso dei conti, perché un sindaco si deve comportare con la sua giunta e l'intera amministrazione da buon padre di famiglia, e quindi avere un occhio attento per quello che è il bilancio. In particolar modo vorrei sottolineare un risultato che è estremamente importante. Il nostro comune negli ultimi anni sostanzialmente ha ridotto il suo indebitamento di circa 7 milioni di euro, perché era quasi 8 milioni di euro, ora è di poco inferiore al milione di euro, quindi una riduzione estremamente sensibile. Magari sono aspetti che a volte non si sottolineano, ma una buona amministrazione deve stare attento anche a questo, perché insomma poi è un debito che grava se no altrimenti su tutti i cittadini, e oggi abbiamo raggiunto il risultato di essere uno fra i comuni meno indebitati della Toscana, e questo è un aspetto importante. Lo abbiamo fatto senza aumentare le tasse. Anche nel 2016 il bilancio non prevede nessun aumento di tasse, perché siamo consapevoli di quale sia la situazione economica finanziaria dell'intero paese e di conseguenza anche della provincia d'Arezzo, del Valdarno e del nostro comune, e quindi una particolare attenzione l'abbiamo riservata a questo. Ci sono meno risorse sia economiche che umane, ma abbiamo prestato attenzione e non c'è nessun aumento di tasse. Questo è un altro segnale positivo per quanto riguarda i conti. Dicevo appunto, c'è meno personale e l'inferiore numero di persone che lavorano per il Comune di Terranova ha determinato però anche un risparmio che è di circa, negli ultimi anni, di circa 400.000 euro, quindi una cifra anche questa sostanziosa. La nostra attenzione ai conti ci ha visto anche allocare tutti i dipendenti del comune solo in strutture di proprietà comunale, cioè abbiamo disdetto tutti gli affitti per risparmiare ulteriormente. Questo è il primo segnale che vogliamo dare. L'altra attenzione l'abbiamo prevista per il sociale, perché è importante non lasciare solo nessuno nel momento del bisogno. Terranova da sempre investe sul sociale, abbiamo ulteriormente incrementato. In termini concreti vuol dire evitare che le persone vengano sfrattate di casa, significa assistere nel momento del bisogno per quanto riguarda anche gli alimenti, l'integrazione degli affitti, le bollette, quindi una serie di misure che sono destinate soprattutto a chi ha bambini che sono minori, ma anche a persone sole, agli anziani, per l'assistenza domiciliare sia diretta che indiretta, una serie di misure che sono molto importanti, che magari non si vedono, le percepisce solo chi ne è direttamente beneficiario, ma veramente sono estremamente significative e utili per l'appunto per chi li riceve. Quindi questo è un altro aspetto. L'altro aspetto importante, l'ultimo di questa serie, ovviamente nel sociale ci sta una serie di voci, non ci riferiamo solo al sociale in senso stretto, ma anche allo sport e tante attività importanti. L'ultima cosa sono gli investimenti pubblici, e poi il vice sindaco Di Ponte li segue direttamente, avrà modo di illustrare, alcuni dei quali sono già stati completati o in fase di completamento. Avevamo detto più attenzione alle frazioni.
questa attenzione è stata riversata in particolar modo su alcune frazioni, quest'anno andremo su altre, mi riferisco alla rampa del Castello di Campogialli piuttosto che alla Porta di Montemarciano. Tanti bei borghi delle nostre frazioni rappresentano una cartolina di Terra Nuova, ecco, contribuiamo a mantenerla nella maniera adeguata. E poi però anche altri investimenti importanti, è recente quello che ha fatto il CRT, in cui siamo un socio di riferimento, la nuova sede del centro di abitazione di Terra Nuova, un investimento da 2 milioni di euro che ospiterà anche la nuova Casa della Salute, quindi un'implementazione dei servizi del distretto sociosanitario. Sì, appunto, come accennava il sindaco, l'anno si è concluso, il 2015 ci ha visto mettere in campo una serie di investimenti che complessivamente ammontano a circa 1.600.000 euro. Un importante impegno da parte dell'amministrazione che ha cercato di suddividere in maniera più o meno equilibrata tra capoluogo e frazioni vari interventi. Tra le varie frazioni, come diceva il sindaco, sono intervenuti su Campogialli, su Montemarciano, su Malva e sulla Penna. Quest'anno il nostro piano delle opere pubbliche, che ricordo grazie anche all'approvazione del bilancio entro la fine dell'anno, entro il 2015, il bilancio di previsione ci permetterà di essere operativi da subito, andremo ad intervenire su ulteriori frazioni e quindi nello specifico su quella delle ville di Piantravigne e sul Ganghereto, che ancorché non sia una frazione è comunque un borgo di particolare rilievo per il nostro territorio. Le opere che andremo a realizzare in queste frazioni sono il nuovo centro polivalente nella frazione delle ville, un'importante riqualificazione e valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare, che appunto vede un investimento ingente, importante, che è già operativo, è già affidato, perché appunto si sta parlando di cose concretamente che stiamo facendo, è già affidato dal 22 di febbraio. E la realizzazione, ecco, qui nelle immagini si può vedere quello che è il rendering della struttura che verrà realizzata. Un importante appunto investimento che servirà a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare e la nostra frazione. Su Piantravigne invece andremo a realizzare in due lotti la nuova strada comunale, che andrà dall'intersezione con la strada delle cave fino ad arrivare su al borgo della frazione. In questa fase di questo intervento andremo a collocare anche la nuova rete di acquedotto, questo in collaborazione e in coordinamento con la società Publiacque Acque, che ci fornirà il materiale per l'installazione della rete idrica. In ultimo, appunto, dicevo, il cimitero Ganghereto, che abbiamo già realizzato come progettazione, ma dovremo adesso avviare le procedure di gara per affidare appunto il lavoro e selezionare la ditta che realizzerà anche questa importante opera, che ricordo si è resa necessaria perché il 5 marzo scorso, a causa del maltempo, delle forti raffie di vento che si verificarono, ha creato appunto il danneggiamento strutturale importante di questo piccolo cimitero, che appunto però ha una particolare rilevanza per il nostro territorio. Questi, diciamo, sono gli interventi che faremo nelle frazioni. Nel capoluogo invece abbiamo già affidato i lavori per la realizzazione della riqualificazione delle sedi dell'asilo nido Pinocchio, abbiamo già affidato e abbiamo già iniziato i lavori per la riqualificazione del palazzetto dello sport. E nel mese di marzo, a metà marzo circa, inizieremo i lavori di ristrutturazione del tetto del palazzo comunale. Contiamo da metà anno in poi di iniziare a poter intervenire anche sulla riqualificazione di due strade, due arterie importanti per la nostra comunità, che sono quella del Viale Piave e quella di Viale Europa. E già Viale Europa è stato oggetto di una prima fase di lavori che hanno visto l'abbattimento delle alberature, dei pini. Andremo a rifare una nuova piantumazione con delle alberature più consone e congrue al decoro urbano, al centro abitato, e anche una riqualificazione poi di tutta l'area, di tutto l'asse viario, che appunto siamo ancora in fase di definizione. Allora, noi crediamo che in questo momento storico sia fondamentale investire nella cultura, perché, diciamo, aiuta e serve a creare quelle che sono le comunità, i cittadini del futuro. Per questo crediamo però che la cultura sia un obiettivo principale, sia quello di coinvolgere tutti i cittadini e le associazioni del territorio in quella che è la programmazione degli eventi che poi hanno luogo all'Auditorium Le Fornaci. E crediamo anche che attraverso il cinema
cinema, il teatro e la musica si possa arrivare al cuore e alla testa delle persone e si possa creare momenti di sensibilizzazione e di approfondimento importanti che spesso nel quotidiano, diciamo nella routine, ognuno di noi non ha tempo o non trova il tempo per affrontare questioni insomma importanti. Per questo diciamo quest'anno un obiettivo principale era proprio la sinergia tra l'auditorium Le Fornaci e per esempio la scuola comunale di musica Poggio Bracciolini, perché gli alunni diciamo chi impara uno strumento musicale diciamo pensiamo che sia importante che possa avere sia il piacere di esibirsi nel nostro teatro ma anche quello di vedere i propri insegnanti che sono poi professionisti, musicisti esibirsi nel nostro auditorium, e quindi questo credo sia stato un momento importante di unione e di sinergia tra le varie associazioni che troviamo nel nostro territorio. Per quanto riguarda la promozione del territorio, quest'anno diciamo posso anticipare una piccola novità su quelle che possono essere gli eventi estivi. Cercheremo di creare un festival diffuso all'interno del capoluogo per quanto riguarda i concerti musicali, e quindi non soltanto in Piazza Liberazione ma allargare diciamo le sedi dei nostri spazi musicali in modo da coinvolgere e far sentire partecipi tutta la comunità del capoluogo. Benissimo. Le politiche giovanili in parte lo abbiamo già accennato, glielo faccio completare, per quanto riguarda quindi sia politiche giovanili ma soprattutto per le pari opportunità, un elemento importante del suo assessorato. Che cosa sì, infatti dire? Io personalmente credo che entrambe siano collegate, perché comunque se si riesce a lavorare sulle nuove generazioni creeremo dei cittadini più consapevoli, con una coscienza civica, e da qui poi ne viene fuori anche il rispetto dell'altro, e quindi quando si parla di leadership femminile, identità di genere, si lavora sui giovani per creare dei cittadini più consapevoli, e quindi in un certo senso contrastiamo e sensibilizziamo anche contro la violenza sulle donne. Quindi questo sarà uno dei nostri punti cardine di quest'anno, cioè lavorare sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso la formazione delle nuove generazioni all'identità del rispetto. Questo saranno i nostri obiettivi principali. Benissimo. Sindaco, non so se lei ha qualcosa da... Intanto la regia continua a metterci in onda delle immagini evidentemente relative all'assessorato guidato dalla dottoressa Barbuti. Sindaco, dicevo, ha qualcosa da aggiungere? Siamo quasi in chiusura del primo blocco, non so se aveva qualcosa da a chiosa di questa sì, prima parte. Volentieri, perché volevo integrare anche l'intervento precedente. Un'attenzione importante la stiamo riservando alla scuola. Purtroppo abbiamo assistito nell'ultimo periodo a livello nazionale a tanti episodi purtroppo verificatisi in alcuni plessi scolastici di sedicenti educatori che hanno maltrattato i bambini. Per un genitore non c'è niente di più importante al mondo che il proprio figlio o la propria figlia, e io ci tengo a ringraziare gli insegnanti Terano Bracciolini che rendono le nostre strutture accoglienti rispetto proprio ai bambini e ai ragazzi che le frequentano, e sentiamo la responsabilità di garantirgli allo stesso tempo delle strutture adeguate e un adeguato sostegno. Per questo tutti gli anni, anche quest'anno, abbiamo rinnovato il nostro contributo economico per quanto concerne i progetti formativi e abbiamo dedicato negli ultimi tempi un'attenzione particolare alle strutture, perché è stato investito 500.000 euro per quanto riguarda la Bettino Ricasoli prima e poi altri 500.000 euro per quanto riguarda la Giovanni XXIII, rendendo funzionali e sicuri questi edifici. Oggi la nostra attenzione è concentrata invece sull'asilo nido. Nella parte retrostante ci siamo occupati di renderla fruibile ai bambini diversamente abili, e ora ci stiamo concentrando invece sulla parte antistante con la realizzazione di un giardino attrezzato per l'appunto destinato ai più piccoli. Ecco, quindi quest'occhio di riguardo alla scuola, perché veramente lì c'è il nostro futuro. Prima pagina. A tra poco.